Ciao amici e benvenuti da James il Quinto. E sì, ci siamo, finalmente oggi andiamo a fare questo confronto che mi avete richiesto davvero in tanti e vi ringrazio. Detto questo, però, andiamo a confrontare due prodotti che negli ultimi tempi mi hanno stupito particolarmente. Questo comparto dei speaker Bluetooth è sempre in crescita, sempre in evoluzione. Ritrovate, se volete, la video recensione singola per ogni prodotto qui a lato nelle schede video. 30 watt dell'Anker contro 50 del V-King. E poi, naturalmente, vi darò le mie conclusioni con i pagelloni, o meglio, i pagelloni. Penso che la clip audio sia stata chiara, anche se capisco tutte le difficoltà di riprodurre tramite un video la qualità sonora, perché è netta la differenza. Io l'avevo ascoltati in precedenza, avrei evitato questo confronto, ma non per presunzione, perché avevo già capito che erano due prodotti impari, però voi me l'avete richiesto e il mio obiettivo è accontentare le richieste degli utenti. Sicuramente il D8 va confrontato a target di speaker più grandi, penso al JBL Extreme con maggiore potenza. L'Anker di suo di positivo, più preciso nelle frequenze, ha un basso più lineare, ci si può ascoltare per assurdo anche musica classica e apprezzare alcuni dettagli, mentre il D8, pur avendo una qualità, una pulizia di tutto rispetto, enfatizza molto, come avevo detto nella video recensione, la parte dei bassi. I due sub-passivi sono grandi, tendono a vibrare anche dopo la battuta profonda del basso, quindi ad avere una sorta di eco, a rimanere particolarmente presenti tra una battuta e l'altra. Difficile da spiegare, spero di farvi capire il concetto. Mentre il Lanker, diciamo che quando va a suonare è sicuramente più corretto. Sono due speaker che non vanno analizzati per la qualità sonora, c'è troppo divario, troppa differenza, ma la scelta, calcolate che io l'ho preso in offerta sia il D8 che il
l'Anker 79,69, quindi siamo lì, 10 euro di differenza. E qui sotto vi metto i link sempre aggiornati, magari lo riprendete allo stesso prezzo tramite i miei link. Beh, vista la sottile differenza, qui la scelta secondo me va fatta in base alle esigenze di trasportabilità. L'Anker è decisamente più portatile, decisamente più bello esteticamente, pur rimanendo un'opinione soggettiva, anche se ho avuto qualche problema con il case gommato, perché veramente si sporca, prende impronte con una facilità assurda. Il D8 lo vedo più rivolto a un pubblico giovanile o a chi ha esigenze di andare ad ascoltare musica particolarmente cattiva, ricca dei bassi, pur avendo una buona riproduzione di alti e medi, una buona equalizzazione, mentre l'Anker è per chi vuole sì uno speaker in portabilità, ma vuole ascoltarselo anche in un angolo di casa e quindi apprezzare alcuni generi musicali particolarmente complessi per quanto riguarda la riproduzione. Con il D8, in termini, in parole povere, ci potete fare un party in giardino, sarà un'esplosione di volume, oppure a bordo piscina una piccola festa. Tant'è che ne ho ordinato, questa è una piccola premessa, ve la porterò sul canale, ne ho ordinato un secondo perché voglio portare l'esperienza di avere 100 watt in portabilità. Detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito, spero di esservi stato utile, vi auguro un buon proseguimento d'estate e qui sotto ovviamente mi fa piacere se mi lasciate un like, se vi iscrivete al canale e soprattutto se condividete questo video, perché questa volta abbiamo sì due dispositivi, ma che sono molto distanti tra loro per prestazioni, quindi potete accontentare un vasto numero di vostri amici e amiche che stanno cercando magari la qualità e la portabilità dell'Anker, oppure la potenza assoluta, bruta, esplosiva del D8, che potrebbe stupire i vostri amici e le vostre amiche. DJ Mister, quindi vi ringrazio ancora. Qui vi lascio le pagelle proprio di questi due splendidi prodotti, perché sono veramente due prodotti da tenere in considerazione, e noi ci vediamo presto. Searching for a long